Dopo tante buone prestazioni arriviamo alla prima vittoria esterna. Che sensazioni sta provando? Guarda, quasi quasi potrei ancora non crederci perché purtroppo ce ne sono sfuggite talmente tante. Invece sono molto contento, è tutto vero per fortuna. Sono contento innanzitutto per i ragazzi perché gliel'ho detto in uno spogliatoio, onestamente noi non meritavamo, cioè non meritiamo attualmente questa posizione in classifica, secondo me per quello che abbiamo espresso, però purtroppo le partite durano 40 minuti e spesso ci sono sfuggite nel finale. E questa è stata secondo me una vittoria importantissima, anche perché come sappiamo uno scontro diretto anche nella possibile, in vista della possibile seconda fase, se troveremo chiusi o meno, però per noi erano due punti fondamentali, sia per la classifica ma che per il morale. Successo esterno, differenza canestri come ha detto lei ribaltata, che cos'è stato secondo lei quel quid in più che ci ha dato i due punti? Allora, innanzitutto noi stiamo, sicuramente sono quattro partite che praticamente subiamo meno di 70 punti e quindi questa è una chiave di lettura importante. Oggi ne abbiamo subiti meno di 60, se non sbaglio, giusto? Esatto, meno di 60 e secondo me per vincere fuori casa è un primo passo importante. Adesso oggi è rientrato anche Jackson, abbiamo fatto alcuni ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, ma devo dire che il collettivo, perché chi in difesa, chi in attacco, è stato molto importante per conquistare questi due punti, quindi questo. Per coach, un neo, 19 palle perse. Sì, allora, qualche palla persa di troppo, che per assurdo non sono venute dal pressing di Chiusi, che noi sapevamo che Chiusi comunque quando poteva giocava molto, molto a zone press, e più dei canestri segnati, per fortuna abbiamo tenuti magari con qualche canestro in meno, quindi hanno fatto qualche zone press in meno e magari qualche possesso un po' sbagliato, però non gestito al meglio, però devo dire che ci sono stati anche parecchi assist perché anche i loro cambi difensivi ci hanno portato magari a fare delle giocate per un passaggio in più. In queste occasioni a volte si può perdere la palla, però tante di queste giocate poi ci hanno permesso anche di guadagnare il vantaggio che poi abbiamo amministrato nel finale. Coach, grande prestazione, complimenti, grande tenacia, sentiamo anche senza voce, quindi no. Vuol dire che davvero ce l'ha messa tutta anche lei. Ma vediamo io... però dov'è anche il demerito di una Chiusi che ha tirato dal campo 19 su 60, insomma una percentuale veramente veramente bassa, quindi merito a Chieti, però grande demerito anche a Chiusi. Allora guarda, la tenacia innanzitutto te lo dico dei ragazzi, perché voglio ripetere questa cosa, giocare perdendo, cioè stando ultimi in classifica e comunque giocandola con tutti è davvero frustrante. Non abbiamo mollato e stasera si è visto. Sì, quello che dici tu è vero, loro qualche tiro aperto c'è stato, però forse hanno fatto quei tiri aperti che noi volevamo, o spesso oggi abbiamo scelto di cambiare per non lasciare i pick and pop ai vostri tiratori come Raucci o Bozzetto, e tiri aperti magari a palleggiare questo tiro a Medford e a Bolpin. Credo che l'abbiamo fatto abbastanza bene, poi logico che magari Chiusi recriminerà e magari pensare di aver sbagliato qualche tiro aperto di troppo, però era la scelta che abbiamo fatto prima della partita e credo che alla fine abbia pagato. Coach, ultima domanda, ricordiamo Rodrick, mattatore a troppo di tanti canestri, abbiamo visto il gestore della palla, dei ritmi di gioco, come lo sta impostando? Dacci un po' una lettura allora, moderna dell'ultimo Rodrick. Con grande sincerità, Rodrick, bisogna semplicemente gestirlo, perché dopo in campo e lui ha bisogno della palla in mano, e quindi sarei un bugiardo se dicessi imposto questa cosa qui oppure lo obbligo a fare certe altre cose. Secondo me io cerco di essere di sfruttare al meglio le caratteristiche dei miei ragazzi, e Rodrick è un giocatore che comunque ha bisogno della palla in mano. Naturalmente dobbiamo avere un equilibrio tra quando crea e ha fatto dei gran passaggi per tutti, per Ancelotti in primis, ma anche per i tiratori, per gli esterni, e quando magari a volte esageriamo, tiene troppo la palla e possiamo perdere qualche palla. Poi anche i ragazzi devono avere la capacità magari di gestire anche per loro, insomma avere adesso un compagno, magari prima era un po' più privilegiato il gioco di squadra, adesso sicuramente ci affidiamo un po' più a lui, però credo che nel corso delle prossime partite proveremo a trovare un equilibrio che ci renderà ancora più efficaci.